Vinitaly 2012, siamo all'interno e ospiti di uno stand prestigioso, possiamo dire il guru delle bollicine, Cadelbosco, con Maurizio Zanella, e abbiamo il piacere di parlare intanto di questa grande azienda che evoca sensazioni particolari, del tutto particolari. Beh, guru forse troppo, di sicuro si può dire che Cadelbosco ha dato un contributo fondamentale all'affermazione del Franciacorta e quindi anche a smarcare il concetto di spumante, di valorizzare uno spumante per il suo metodo di produzione, ma soprattutto per il territorio da cui esso viene prodotto, come tutti i vini di qualità. Quindi è una battaglia tra l'altro non ancora vinta, perché molte aziende, molte zone, molte scuole di pensiero continuano a indirizzarsi sulla valorizzazione di una metodologia anziché la valorizzazione del territorio, come è normale fare per tutti i vini di qualità. Quello delle bollicine è un mercato che attrae sempre più, è un mercato in crescita che piace ai clienti, ai consumatori. Qual è il segreto di questo appeal? Io credo sia un consumo trasversale, dove soprattutto i giovani si avvicinano con entusiasmo al vino grazie a questi prodotti. L'Italia poi ha una gamma fantastica che spazia dal Prosecco all'Asti al Franciacorta, evidentemente, per cui c'è un vino, io non amo il termine, mi scusi, bollicine, non amo il termine spumante, io credo che noi parliamo di un vino, il Franciacorta è un vino, così come il Prosecco e come l'Asti, sono vini che incontrano con grandi differenze il gusto dei giovani e sono trasversali perché vanno in tutte le fasce di prezzo e quindi all'interno di questo panorama si possono trovare tanti vini che possono dare al consumatore anche la modalità di crescere nella cultura del bere, passando da vini più semplici a vini più importanti che hanno dei regolamenti di produzione molto più severi, come sicuramente Franciacorta. Vinitaly, Cadelbosco, quale messaggio ha voluto lanciare ai propri affezionati clienti e quali programmi ha a breve termine? Ma Cadelbosco ha presentato quest'anno due nuovi millesimi, che sono il 2004 per l'Anna Maria Clementi, Bianca e Rosé. Per il resto siamo un'azienda abbastanza monotona, non facciamo grandi lanci, il marketing non è una parola che ci piace utilizzare spesso. Cerchiamo, compatibilmente con il Padre Eterno, che è quello che determina la qualità di quello che facciamo, di aumentare l'asticella della qualità per dare ai nostri affezionati clienti e estimatori delle soddisfazioni tutti gli anni maggiori all'interno dei bottiglieri, perché credo che un'azienda come la nostra non deve mai deludere, ma deve sempre dare qualcosa di nuovo al consumatore, non in termini di novità, ma in termini di emozione. Per chiudere parliamo anche del consorzio della Franciacorta, che è punto di riferimento, di cui è presidente. Quali le novità, quali anche qui i programmi? Beh, adesso il consorzio negli anni passati ha sempre indirizzato le sue risorse economiche scarse per il lavoro che c'è da fare, per la valorizzazione, la tutela e la crescita culturale della produzione. Adesso iniziamo a fare la promozione, quindi si inizia a promuovere un nome, perché ormai possiamo dirlo con orgoglio, tutte le 104 aziende che ormai ci sono in Franciacorta hanno raggiunto una soglia di qualità minima più che accettabile, direi ottima, e quindi adesso che non ci sono più grandi distonie fra chi fa questo mestiere da 50 anni a chi è iniziato 10 anni fa, possiamo finalmente promuovere il Franciacorta, certi di non dare delusione al consumatore.